Queste sono le ASICS Magic Speed 3, rappresentano la scarpa con la piastra fibra di carbonio più economica presente sul mercato, ma al tempo stesso con davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché secondo me possono essere utilizzate per tutta la stagione e soprattutto per tutti gli allenamenti intensi. Sentiamo comunque cosa ci ha raccontato Leonardo, che l'ha utilizzata in pista, ma come al solito prima di tutto partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 220 grammi, ha un drop 7 che è a metà strada tra quello delle Edge, che drop 8, e quelle delle Sky Plus, che ha invece un drop 5, 34,5 mm nel tallone, 27,5 mm nell'avampiede. Ecco comunque le cose che ci sono piaciute e soprattutto le cose che invece non ci sono piaciute, oltre a raccontare a chi sono adatte queste scarpe. Conta una tomaia davvero traspirante e davvero sottile, ti fa sentire il piede molto coccolato e molto avvolto. E questo grazie soprattutto anche alla linguetta, una linguetta racing molto sottile, ma che non ti fa mai sentire una lacciatura troppo stretta e non ti costringe mai il piede in modo eccessivo. Ed ecco perché la calzata con questa scarpa è eccezionale, ve lo garantisco, una delle migliori sul mercato probabilmente. Altri due aspetti interessanti è che la tomaia è effettivamente molto simile a quella delle Sky Plus, ossia del modello tra virgolette superiore, invece i lacci sono abbastanza tradizionali e non sono come quelli che vengono utilizzati per la gara, ma dal nostro punto di vista non si sono slacciati in nessuna situazione e soprattutto grazie anche al fatto che questa linguetta a soffietto che vi consente una lacciatura precisa, perfetta, e quindi non avrete nessun problema anche grazie a questa struttura simmetrica che vi consente una scelta precisa della lacciatura. L'intersuola invece monta un plate in fibra di carbonio e soprattutto la famosa schiuma Flat Foam Blast Plus, che non è la più nobile in casa ASICS, ma vi garantisco che comunque è una schiuma molto reattiva e anche un po' morbida, perché soprattutto anche questa è una scarpa pensata, diciamoci la verità, è una scarpa pensata per allenamenti molto veloci e per le gare. Quindi non è pensata per un appoggio di tallone, ma per un appoggio soprattutto di avampiede. Ma se volete anche camminarci e tenerla per camminate quotidiane o corse un po' più lente, comunque è una scarpa che ha una schiuma abbastanza morbida e mi ha stupito questa cosa, perché pensavo fosse leggermente più dura. In realtà è sì una scarpa secca, ma non così secca come altri concorrenti del mercato che montano lo stesso plate e schiume simili. A livello di intersuola, la scarpa utilizza una tecnologia Flight Foam Blast Plus che comunque è davvero molto reattiva, efficace e vi consente una proiezione in avanti molto precisa. Chiaramente è un po' meno morbida rispetto invece a quella delle Flight Foam Turbo, che ovviamente è quella adottata sulla scarpa Super Premium di ASICS. Per quanto riguarda il design della scarpa, ha una struttura a barchetta, ma soprattutto una piastra in fibra di carbonio che è a cucchiaio, che secondo me vi consente una proiezione avanti assolutamente adeguata e molto simile a quella delle Sky Plus. Ma sentiamo cosa ci dice Leonardo. In salita sostanzialmente facevo delle prove corte di velocità e questa scarpa, appoggiando sempre solo sull'avampiede, mi garantiva una spinta incredibile. Si sentiva la differenza rispetto ad altre scarpe, sia senza plate che proprio altre concorrenti. Come vedete, anche la forma a barchetta di questa scarpa vi fa capire quanto è importante appoggiare nel suo utilizzo proprio solo ed esclusivamente di avampiede, per giovare al meglio di tutta quella che può essere la spinta che in questo caso vi può dare. Per la pista, questa scarpa così leggera e con un'intersuola così strutturata, quindi con questa schiuma e con questo plate in fibra di carbonio, mi ha aiutato parecchio. Difatti l'ho sostituita alle scarpe chiodate appunto per i primi mesi invernali della preparazione, per non sforzare comunque troppo tendini o altro, e si è comportata davvero bene. Per quanto riguarda il design del battistrada, sappiate che questa scarpa è leggermente più stretta invece rispetto a quella premium e soprattutto il design comunque vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione. Poi ovviamente dipende anche dall'utilizzo che ne viene fatto. Chiaramente con la pioggia non la raccomanderei come oggi, però secondo me potrebbe essere utilizzata sicuramente su pista bianca, ma anche su strada,
Penso però che su terreni super scivolosi forse suggerirei qualcos'altro, anche se probabilmente non correrei molto velocemente in quelle condizioni. L'unica cosa che non mi è piaciuta troppo per l'utilizzo in pista però è stato il grip. Il grip ha risposto molto bene sull'asfalto e qui niente da dire, sia per alcuni cambi di direzione, ok, non repentini perché non ho avuto cambi di direzione repentini nei miei allenamenti. Su pista invece, anche se non bagnata, partendo da fermo, la gamba d'appoggio dietro, quindi quella che spingeva per prima, tendeva a scivolare molto. In pista non ho trovato questo grip così eccezionale come magari l'ho trovato su tutti gli allenamenti in salita, quindi su strada, su cemento. Uno degli aspetti molto positivi di questa scarpa è che il suo prezzo è assolutamente accessibile, almeno per una scarpa col plate in fibra di carbonio. Chiaramente 160 euro di listino, ma si trova assolutamente a prezzi più convenienti, anche grazie soprattutto al fatto che questa scarpa è uscita l'anno scorso e nei prossimi giorni, con il lancio delle nuove scarpe, la potreste trovare a prezzi accessibili. A livello di stabilità, sicuramente la scarpa è adatta soltanto al podista amatore con un appoggio neutro, perché effettivamente, pur non avendo problemi di rigidità torsionale, che quindi comunque vi consente una proiezione in avanti, la scarpa tende a cedere verso l'interno perché la conchiglia non è davvero molto rigida. Questa è una scarpa assolutamente pensata per la competizione, quindi per la gara e per tutti gli allenamenti veloci. È una scarpa che io non me la sento di consigliare a pesi superiori agli 80-85 kg, perché comunque, nonostante abbia una conchiglia semi rigida, non troppo morbida, se si va su quel peso potrebbe diventare veramente problemino. Io la trovo perfetta dai 65 agli 80 kg, ok, o anche per pesi inferiori 65, sia chiaro. La calzata di questa scarpa è comunque una calzata regolare, quindi vi consiglierei di prendere sempre lo stesso numero, insomma, che avete preso per tutte le altre scarpe. Questa scarpa è assolutamente da usare se volete per tutti gli allenamenti veloci, però con una specifica anche tecnica di corsa, perché se ad esempio dovete appoggiare avete un tipo di corsa che comunque vi fa appoggiare prima il tallone e poi tutta la parte del piede fino all'avampiede, quindi in rullata, non la consiglio. È una scarpa che va assolutamente usata solo sull'avampiede. È una scarpa reattiva, secca, molto veloce, che vi può dare abbastanza, e soprattutto questa è una scarpa per podisti amatori o comunque atleti dall'appoggio neutro. Si tenga poi in considerazione il fatto che la soletta di questa scarpa non è estraibile, quindi nel caso in cui abbiate problemi di pronazione, oltre al fatto che la base è un po' stretta, non la raccomando a podisti iperpronatori, invece suggerisco qualcosa con una base un po' più ampia e comunque con la possibilità di sostituire la soletta. Oltretutto ho notato anche una durabilità incredibile, perché è da agosto che io la sto usando in tutti gli allenamenti, comunque è ancora una scarpa che risponde bene. Me ne sono accorto qualche tempo fa facendo dei balzi tra gli ostacoli e sentendo appunto ancora la schiuma abbastanza reattiva e la scarpa ancora abbastanza reattiva, dopo diversi mesi mi ha colpito la cosa. Per cui ecco, è una scarpa che potete anche comprarla e utilizzarla solo da gara e vi durerà tantissimo. Ma se la usate anche intensamente per 5-6 allenamenti a settimana, è una scarpa che comunque vi garantisce una durabilità non comune, ecco. Come unico aspetto negativo che sottolineerei è il fatto che questo Fly Foam Blast Plus potrebbe essere considerato un po' troppo, tra virgolette, duro rispetto comunque ai modelli di ASICS invece che utilizzano il Fly Foam Turbo. Secondo me potrebbe essere però una scelta assolutamente valida per chi volesse cercare una scarpa con la piastra in fibra di carbonio. Comunque la suggerisco a tutti i podisti amatori che volessero correre davvero velocemente. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Scrivetemi qua sotto quali altre recensioni vorreste vedere. Io, come al solito, vado a dare da mangiare al coniglio, che si è però ritirato perché qua piove. Ciao, alla prossima!